Alberico Gambino ha detto stop alla sua esperienza con Fratelli d'Italia. A far scattare questa presa di posizione la mancata candidatura alle prossime politiche col partito di Giorgia Meloni, per il quale Gambino occupava il ruolo di capogruppo al Consiglio regionale della Campania. Ma l'ex sindaco di Pagani non si è perso d'animo, tale e tante la sua voglia di confrontarsi con l'elettorato e giocarsi le carte per un possibile approdo a Roma. Potrebbe scattare, e a questo punto appare quasi scontato, per lui il passaggio alla cosiddetta quarta gamba, sempre nel centrodestra, con Noi con l'Italia, UDC di Fitto, una candidatura per lui alla Camera dei Deputati in tal senso. Le indiscrezioni vogliono Gambino in lizza alla Camera con questa alternativa trovata in extremis, che potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, sancita anche attraverso una conferenza stampa nella giornata di domani, quella che già doveva tenersi sabato, poi rinviata oggi e ancora rinviata stamattina. Sostituita però da una nota in cui Gambino spiega le motivazioni dell'addio a Fratelli d'Italia, partito con il quale aveva aderito nel settembre del 2014 da consigliere regionale eletto nelle file del Popolo della Libertà. Fratelli d'Italia non ha voluto candidarmi alle elezioni politiche 2018. Questa decisione, per me incomprensibile, stante una legge elettorale che dovrebbe favorire candidature di uomini e donne ancorate al territorio di residenza e di operatività politica e sociale, mi ha indotto a prendere atto con assoluta e indiscutibile serenità che Fratelli d'Italia mi ritiene di fatto un corpo estraneo al suo gruppo dirigente. Questo ha scritto Gambino. Per queste ragioni ha comunicato la sua inderogabile ed ineliminabile decisione di lasciare il partito, rassegnando le dimissioni dagli incarichi politici e istituzionali finora svolti in nome e per conto di esso, frutto di consenso elettorale ricevuto su tutto il territorio salernitano. E pensare che solo qualche mese fa Edmondo Cirielli, leader di Fratelli d'Italia nel territorio, aveva annunciato in un appuntamento TV tenuto qui negli studi di Telenuova che quella di Gambino sarebbe stata una candidatura certa nell'area nord di Salerno. Noi cercheremo di trovare un sistema che dia innanzitutto ai cittadini persone di territorio, anzi questo ne approfitto per dire che noi candideremo solo persone del territorio, nella zona nord della provincia Fratelli d'Italia schiera in campo oltre Alberico Gambino, Giuseppe Fabbricatore il capogruppo alla provincia, probabilmente potrebbe essere anche Carpentieri se lo vorrà perché è un'altra persona forte nel territorio. Dunque Gambino passa nel partito di Raffaele Fitto con la convinzione di poter riuscire ad agguantare un grande risultato. Tra l'altro nella stessa nota inviata stamane Gambino ha sottolineato come politicamente e istituzionalmente si impegnerà affinché il centrodestra, il partito in cui milita e continuerà a militare, scrive, si affermi come unica e reale forza di governo capace di risollevare le sorti dell'Italia, della regione Campania, della provincia di Salerno, in particolare mortificati e devastati dal governo mediatico del PD e del presidente De Luca.